forse non siamo molto familiari con questo libro, neanch'io. Certo, il libro dei numeri è meno importante dal punto di vista narrativo che non il libro della Genesi o dell'Esodo, che sono racconti fondativi della fede di Israele. Meno importante anche del Deuteronomio dal punto di vista teologico. Però io penso che anche i numeri presentano una coerenza teologica e una loro logica narrativa che cercherò di presentare brevemente con qualche indicazione. Prima indicazione: il libro si compone di racconti e di leggi più o meno alternati, e sarebbe interessante individuare il rapporto che c'è nel libro tra i racconti e le leggi. Le leggi sono sacerdotali, come nel Levitico, quelle proprie del libro dei numeri, che non hanno paralleli nel Levitico, sono queste. Primo, la gelosia del marito nei confronti della moglie, che è risolta con una pratica abbastanza primitiva di far trangugiare alla moglie un'acqua amara. Cioè, se c'è il sospetto da parte del marito di un tradimento da parte della moglie, di un adulterio, la moglie viene sottoposta a questa pratica, e se non le nuoce vuol dire che è innocente, se invece le nuoce vuol dire che è colpevole. Non so se sia una pratica molto scientifica, comunque. Secondo, il nazireato, che per noi oggi è un voto permanente di astensione dal matrimonio, invece nell'Antico Testamento è un voto provvisorio di astensione da qualunque frutto della vite, dal vino e anche dall'uva e dal taglio dei capelli. La seconda Pasqua, cioè nel caso che uno sia stato impedito di partecipare alla Pasqua, il 14 di Nisan, può replicarla il mese successivo, però nel caso che sia stato impedito, perché se non è impedito allora è trasgressore. Il rituale dell'espiazione delle mancanze involontarie, perché quelle volontarie non c'è espiazione. L'acqua di purificazione con le ceneri della giovenca rossa, nel caso che qualcuno si sia contaminato, ad esempio a contatto con un cadavere. La dispensa dei voti di una donna da parte del marito o del padre. Anche nei numeri ci sono diverse leggi che riguardano le donne. Lo dico perché c'è una platea soprattutto femminile, ma non sono molto femministe, diciamo così, come legge. Questa sì è femminista: il diritto delle donne di ricevere l'eredità paterna. Nel caso che non ci siano figli maschi, le donne hanno il diritto di ereditare, però poi non possono sposarsi con persone di altre tribù per non compromettere questa stessa eredità. Adesso queste leggi non ci interessano, quello che ci interessa è la preoccupazione sacerdotale che è sottesa a tutte queste leggi, ed è l'espiazione del peccato o dell'impurità. Tutto è orchestrato in maniera tale da evitare l'impurità o da superarla se è stata contratta, esattamente come nel Levitico. La fonte di queste leggi è sacerdotale come quella del Levitico. Come vedremo, quasi subito questa preoccupazione circa l'impurità e il peccato è centrale anche nei racconti dei numeri, soprattutto nella loro rilettura sacerdotale. Per noi sono più importanti i racconti, più suggestivi i racconti. Non a caso la nostra liturgia ci propone del libro dei numeri soltanto alcuni racconti. Forse il più noto è il serpente di bronzo innalzato nel deserto, che ha una possibile rilettura cristologica. Queste narrazioni sono anche antiche,
sono pre-sacerdotali. Benché oggi si discuta molto circa l'estensione, la stessa esistenza di fonti non sacerdotali nel Pentateuco. Per brevità dirò che si possono ancora individuare degli antichi racconti che chiamo yavisti, in generale yavisti, come quelli per esempio del ciclo di Balaam. Tuttavia questi racconti sono stati riletti dalla scuola sacerdotale, quindi non è raro che nello stesso racconto ci siano state diffuse insieme una fonte antica, yavista, e una fonte sacerdotale, come ad esempio nel caso della rivolta di Datan e Abiram contro Mosè, che è yavista, e di Core, la rivolta di Core contro Aronne, che è sacerdotale, ma nel racconto attuale sono fusi insieme. Comunque, in sostanza, bisogna tenere presente che la redazione finale del libro è sacerdotale, quindi riflette una teologia sacerdotale. Seconda indicazione: il libro dei Numeri presenta una struttura cronologica e geografica. Comincia nel deserto del Sinai il primo giorno del secondo mese del secondo anno dell'uscita dall'Egitto, Numeri 1:1. Poi in Numeri 10:11 il popolo parte dal Sinai il 20 dello stesso mese. Vuol dire che i capitoli da 1 a 9 si situano tutti sul Sinai tra il primo e il ventesimo giorno del secondo mese, del secondo anno. Alla fine del libro però, in Numeri 36:13, veniamo a sapere che ci troviamo ormai già definitivamente nelle steppe di Moab, di fronte al Giordano, quindi al termine dell'itinerario nel deserto. Itinerario che sappiamo è durato 40 anni, anche se 40 anni è probabilmente una cifra più o meno simbolica, diciamo così, un tempo lungo trascorso per lo più nell'oasi di Kadesh. In sostanza, il libro dei Numeri copre tutto il cammino di Israele nel deserto, e infatti il suo titolo ebraico è Bamidbar, che vuol dire nel deserto. Sono le prime parole del testo, ma anche il contenuto del testo, nel deserto. In questo cammino il momento più importante dal punto di vista cronologico è il censimento, perché ce ne sono due, uno al capitolo primo e un altro al capitolo 26. Dal censimento, che registra i numeri di tutti gli israeliti dai 20 anni in su, deriva proprio il titolo greco e latino e nostro di numeri, sono i numeri del censimento. Però voi capite che non si fa due volte il censimento della stessa popolazione. Se c'è un secondo censimento, vuol dire che la popolazione è cambiata e che abbiamo a che fare con un'altra generazione. In pratica, il secondo censimento ha avuto luogo nelle steppe di Moab 40 anni dopo il primo. Quindi il secondo censimento, narrato nel capitolo 26, segna una nuova tappa nel percorso del deserto e un nuovo inizio nella struttura del libro, che perciò si divide in tre parti. Primo, nel deserto del Sinai, capitoli da 1 a 10, versetto 10. Secondo, dal Sinai a Moab, il cammino dal Sinai a Moab, capitolo 10, versetto 11 al capitolo 25. E terzo, nelle steppe di Moab, i capitoli 26-36. Terza indicazione. Adesso vi invito, non avete la Bibbia sotto gli occhi forse, ma se ce l'avete potete dare un'occhiata a questi due censimenti, a Numeri 1 e Numeri 26. Nei due elenchi, tribù per tribù, voi vedete che i nomi non corrispondono, e neanche i numeri, tantomeno. Per brevità leggo la sintesi redazionale di Numeri 26, 63, 65 al termine del secondo censimento. E dice: questi sono i censiti da Mosè nel secondo censimento, Questi sono i censiti da Mosè e dal sacerdote Eleazzaro, i quali fecero il censimento degli israeliti nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico. Fra questi non vi era alcuno
di quegli israeliti dei quali Mosè e il sacerdote Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai, perché il Signore aveva detto di loro: dovranno morire nel deserto. E non ne rimase neppure uno, eccetto Caleb, figlio di Jefunne, e Giosuè, figlio di Nun. Quindi quelli registrati nel primo censimento del capitolo 1 sono tutti, dai 20 anni in su, sono tutti morti nel deserto. Solo i loro discendenti dai 20 anni in giù, quindi i bambini, gli adolescenti, quelli nati dopo, quelli nati nel deserto, sono potuti entrare nella terra di Canaan. Come mai? Allora il problema del libro dei Numeri è proprio questo: perché un'intera generazione, quella che aveva fatto l'esodo, doveva morire nel deserto? Perché è potuta entrare nella terra soltanto un'altra generazione completamente rinnovata? È ovvio che c'è una spiegazione cronologica, perché sono passati 40 anni e molti sono morti, va bene, ma c'è soprattutto una necessità teologica: dovranno morire nel deserto, come dice anche il Salmo 95: nella mia collera loro ho giurato, non entreranno nel mio riposo. In altre parole, c'è una colpa, c'è un peccato che deve essere espiato con la morte. E questo peccato è il peccato degli esploratori ed è anche il peccato di Mosè. Adesso io vorrei presentarvi brevemente questi due episodi, degli esploratori e di Mosè. Ci sono molti modi di leggere un libro. In genere un libro si legge dall'inizio alla fine, va bene. Però ogni libro ha un tema o un racconto centrale e si può proprio partire dal centro e poi procedere verso l'inizio e verso la fine, inclusivamente, perché mi sembra di registrare, per la poca esperienza che ho avuto nella lettura dei numeri, che c'è una inclusione. Ci sono dei racconti che si corrispondono da una parte all'altra del libro. Quindi parto dal centro, dal racconto centrale, che è preparato dalla prima parte e viene poi risolto narrativamente dalla seconda. Il centro del libro dei Numeri, dal punto di vista narrativo, è il racconto degli esploratori, nei capitoli 13 e 14. Infatti qui troviamo la risposta al problema principale posto dal duplice censimento: dovranno morire nel deserto. Spiega perché sono dovuti morire nel deserto. Cominciamo da questa sentenza, cioè dal giuramento di Dio che la prima generazione deve morire nel deserto, e poi passeremo alle motivazioni di questa sentenza di morte. Inizialmente il Signore aveva pensato di distruggere tutto Israele, ma Mosè intercede per il popolo come nell'Esodo, dopo il peccato del vitello d'oro, e chiede a Dio di perdonare. E Dio si perdona secondo la parola di Mosè. È molto bello questo: io perdono secondo la tua parola. Però perdona soltanto a metà, cioè giustamente eliminando solo la generazione responsabile, ma risparmiando i più giovani. Adesso leggo Numeri 14, 20-23. Il Signore disse a Mosè: io perdono come tu hai chiesto, ma com'è vero che io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e tuttavia mi hanno messo alla prova già 10 volte, numero simbolico anche questo, e non hanno dato ascolto alla mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. L'ultimo versetto di questo testo, il versetto 23,
è molto più sviluppato nella traduzione greca dei 70, che continua così: non vedranno la terra che ho giurato ai loro padri, ma i loro bambini, che sono qui con me. Quanti non sanno distinguere il bene e il male, quanti sono giovani e inesperti, a loro darò la terra, ma quanti mi hanno disprezzato non la vedranno. Quindi la terra è negata ai padri e data invece ai figli, ai bambini. Questo lo si dice anche nel testo masoretico più tardi, nei numeri 14, 29, 31. Quindi è normale che una generazione più giovane raggiunga obiettivi preclusi a una generazione più anziana. È normale che i figli conseguano dei traguardi inaccessibili ai padri. Soprattutto è fisiologico che i padri muoiano prima dei figli. Però in queste parole di condanna percepiamo anche un giudizio teologico e profetico. Nella terra promessa possono entrare soltanto i bambini, perché gli adulti, anche migliori, sono inevitabilmente compromessi in molte prove, tentazioni, il testo dice 10 volte. E soprattutto perché i giovani, i bambini sotto i 20 anni, sono più inesperti, più disarmati. Il senso profetico che possiamo dedurre da questo testo è quindi anche quello evangelico: se voi non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Nel passo che abbiamo letto, e poi anche poi dopo, si dà anche il motivo di questo castigo della generazione del deserto: hanno disprezzato me. Il verbo ebraico è niez, disprezzare, che adesso la Bibbia CEI traduce: mi hanno trattato senza rispetto. Mi hanno trattato senza rispetto è un po' edulcorato, è un po' eufemistico, diciamo così. Mi hanno disprezzato. E invece riguardo la terra si dice: hanno rifiutato la terra. Un altro verbo, maas, che è simile, usato anche per il ripudio, ma disprezzare Dio e rifiutare la terra sono la stessa cosa, si equivalgono. Il disprezzo di Dio e il rifiuto della terra si equivalgono, perché la terra è il dono più grande che Dio vuol fare al suo popolo. Quindi i figli di Israele hanno disprezzato il dono di Dio, rifiutando la terra hanno disprezzato il dono di Dio, la sua grazia. Questo ci conduce al racconto precedente, al brano degli esploratori mandati in avanscoperta a visitare la terra di Canaan. È possibile che anche in questo ampio racconto siano confluite due fonti diverse: una fonte positiva riguardante Caleb e Giosuè e una fonte negativa riguardante gli altri 10 esploratori. Però, quando vi parlo di fonti, dovete sempre avere presente l'impossibilità di restituire queste fonti nella loro integrità originaria e quindi la necessità di attenerci al testo canonico, così come alla redazione finale, che noi sappiamo essere quella sacerdotale. Ascoltiamo prima il rapporto dei 10 esploratori. Questo si legge in numeri 13, versetto 27, 31, 32. Siamo andati nella terra alla quale tu, Mosè, ci avevi mandato. Vi scorrono latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Quindi c'è una riconoscenza, un riconoscimento della bontà della terra. Vi scorrono latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita questa terra è potente, e le città sono fortificate assai grandi. Vi abbiamo visto anche dei giganti.
non riusciremo ad andare contro questo popolo perché è più forte di noi. Così diffusero tra Israele il discredito della terra che avevano esplorato, dicendo: la terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra che divora i suoi abitanti. Tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di alta statura. Quindi questi gettarono il discredito sulla terra, la screditarono, la diffamarono. L'ebraico usa il termine dibba, cioè una parola cattiva. Sparlarono della terra. Questo è il peccato più grande, secondo l'autore sacerdotale. E questa è appunto la motivazione della sentenza, la ragione per cui non poterono entrarci. Non ci sono entrati semplicemente perché non l'hanno voluto. Non è Dio che li castiga, ma sono loro che hanno rifiutato il dono di Dio. Ricordo che per l'autore sacerdotale del Pentateuco non esiste un peccato originale. Nel racconto sacerdotale del Pentateuco, della Genesi, Adamo ed Eva non hanno mangiato il frutto proibito, Caino non ha ucciso Abele, i figli di Dio non hanno peccato con le figlie degli uomini, nessuno ha costruito la torre di Babele. Questi sono tutti racconti javisti, non sacerdotali. La storia sacerdotale delle origini è molto più positiva di quella javista. Le origini sono in continuità con la creazione sacerdotale, più che in discontinuità con questa. La storia sacerdotale delle origini è più positiva di quella javista, ma il peccato originale per il sacerdotale è proprio questo: il rifiuto della terra promessa, il rifiuto del dono di Dio. Simile al racconto javista di Genesi 2. Notiamo tra parentesi che l'autore sacerdotale scrive in un periodo durante l'esilio in cui Israele ha già perduto la terra e spera di ritrovarla. L'ha già perduta la terra, quindi gli esploratori in un certo senso rappresentano l'Israele che è già entrato nella terra, ha visto che era buona ed è stato espulso dalla terra con l'esilio. Adesso leggiamo il resoconto di Giosuè e di Caleb in Numeri 13:6-9. Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Jefunne, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le vesti e dissero a tutta la comunità degli israeliti: la terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra molto molto buona, tova meod meod. Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà. È una terra dove scorrono latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo della terra, perché ne faremo un boccone. Numeri 13:6-9. Quindi l'alternativa posta dai due rapporti dei 10 esploratori e di Caleb e di Giosuè è molto netta. La terra promessa è una terra che divora i suoi abitanti, cioè una terra in cui la vita è impossibile, oppure una terra molto molto buona? Punto di domanda. Questa è una terra santa, è lo spazio della nostra salvezza, oppure una terra che uccide i suoi abitanti, una terra piena di sangue? Punto di domanda, anche per noi. Questa è l'alternativa a cui siamo anche noi confrontati, soprattutto noi che viviamo in questa terra. E la scelta in questa alternativa determina le condizioni per rimanere in questa terra o esserne espulsi. Però se continuiamo a vivere in questa terra, il minimo che si può dire è che non la diffamiamo, non la discreditiamo. Allora, in riassunto, insomma, il problema centrale del libro dei Numeri è l'accoglienza o il rifiuto della terra. Naturalmente
è un problema che non si è posto soltanto la generazione dell'Esodo. Si tratta di ricevere un dono, non di conquistare la terra. Tant'è vero che subito dopo gli israeliti, senza l'arca santa, vorranno entrarci con la forza delle armi, ma saranno respinti, in Numeri 14, 39, 45. Quindi la lezione di nuovo è una lezione evangelica: beati i miti perché erediteranno la terra, la lezione anche del Salmo 37. Adesso passiamo a Mosè. Perché che la generazione del deserto abbia peccato è chiaro, ma come la mettiamo con Mosè? Mosè viene chiamato in Numeri 12:3 l'uomo più mite che c'è sulla faccia della terra. Eppure neanche lui è entrato nella terra promessa. In fondo, nella generazione dell'Esodo ci sono state delle eccezioni. Giosuè e Caleb sono entrati. Perché Mosè no? Perché Miriam e Aronne no? Nella logica sacerdotale anche questo è un problema che deve essere risolto. Si deve spiegare perché Mosè non è entrato nella terra. E la soluzione è molto diversa da quella del Deuteronomio. In Deuteronomio 3:26 Mosè dice che il Signore si adirò contro di me per causa vostra. Cioè si dice che Mosè deve scontare una colpa non sua, deve scontare la colpa degli altri israeliti, di tutto Israele. Per il sacerdotale invece, per giustizia, se Mosè non è entrato nella terra, vuol dire che c'è stato un peccato suo, una colpa sua, così come c'è una colpa di Miriam e una colpa di Aronne. Nel capitolo 12, appena prima degli esploratori, Miriam e Aronne parlano male di Mosè, lo diffamano, diffamano Mosè, accusandolo di aver sposato una donna etiope. Un'altra donna, perché Mosè era già sposato con Zippora, non la madianita, però secondo la tradizione ebraica è la stessa donna. La cuscita e la madianita sono la stessa donna, cioè la Zippora, la moglie di Mosè, che Mosè. Cioè, rimprovererebbero Mosè non di aver sposato un'altra donna, ma di aver licenziato la donna che lui aveva, Zippora, la madianita. E questo è il fondamento, il capitolo 12 dei Numeri, è il fondamento nella tradizione ebraica, rabbinica, del celibato profetico di Mosè, non solo di Mosè. Quindi la sposa etiope, sia che Mosè l'abbia presa, sia che l'abbia lasciata, non è un peccato di Mosè, ma ce n'è un altro. Il capitolo 20 è parallelo al capitolo 12, si può dire che faccia inclusione, come vi dicevo prima, no? Nella prima e nella seconda parte ci sono dei racconti che fanno inclusione, perché nel capitolo 12 Miriam e Aronne sono zittiti, Miriam diventa perfino lebbrosa. E nel capitolo 20 si racconta la morte prima di Miriam e poi di Aronne. All'inizio del capitolo 20 si racconta la morte di Miriam, alla fine del capitolo 20 si racconta la morte di Aronne. Però il capitolo 20 riguarda anche la morte di Mosè, cioè la sua impossibilità di entrare nella terra promessa. Vi leggo anche questo testo, che probabilmente conoscete. Il popolo si lamenta per la mancanza d'acqua, come sempre nel deserto, si lamenta per mancanza d'acqua, però poi il seguito è piuttosto enigmatico. Mosè
Il Signore parlò a Mosè, questo è Esodo 20, no, scusate, Numeri 27:13. Il Signore parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate alla roccia, dice il testo, sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua della roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Prese il bastone. Mosè e Aronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia e disse loro. Radunarono l'assemblea e disse loro, ma non c'è soggetto, noi non sappiamo se è Mosè o se è Aronne che parla. Disse loro: ascoltate, o ribelli, vi faremo forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone 2 volte e ne uscì acqua in abbondanza, ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove gli israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro. Quindi la condanna di Mosè e Aronne è chiarissima: non introdurrete questa comunità nella terra promessa. Però il loro peccato, o il peccato di Mosè, è molto più misterioso. Si possono fare 4 ipotesi, almeno, diciamo così. Prima, Mosè doveva parlare alla roccia, non colpirla col bastone. Ma allora perché Dio gli ha ordinato di prendere il bastone? Un po' incoerente questo. Tanto più che già una volta in Esodo 17 Mosè aveva precisamente colpito la roccia con il bastone e aveva fatto uscire l'acqua dalla roccia colpendola con il bastone. B. Mosè doveva colpire la roccia una volta sola, non 2 volte. Rashi commenta che l'ha fatto perché... È un po' ingenuo questo, ma insomma... Rashi, io cito spesso Rashi, che è un grande commentatore medievale, ebreo medievale, e lui dice che... l'ha fatto perché la prima volta erano uscite solo poche gocce e allora ha dovuto insistere, insomma, no? C. Mosè non avrebbe dovuto arrabbiarsi con gli israeliti dicendo loro: ascoltate, ribelli, no? È una invettiva molto forte che Mosè rivolge agli israeliti, come fanno spesso i capi delle comunità che perdono la pazienza con i loro sottomessi. La spiegazione che mi piace di più è una semplice mancanza di fede. Mosè dice: vi faremo forse uscire acqua da questa roccia? Si domanda: vi faremo forse uscire acqua da questa roccia? È una mancanza che si registra anche altrove nel cammino del deserto, non solo qui. Per esempio, nel capitolo 11 dei Numeri, Mosè si chiede: dove la prendo la carne per sfamare questa gente? Cioè, è normale che ci sia una certa non incredulità, ma sorpresa, no? Di fronte ai prodigi di Dio. Quale che sia il peccato di Mosè, noi diremmo che è un peccato veniale. Invece, per l'autore sacerdotale è un peccato grave, è un attentato alla santità di Dio. Non mi avete santificato in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti. Perché è così grave? Probabilmente il peccato di Mosè è grave perché è il peccato di un santo. Se l'avesse fatto un altro, non avrebbe avuto la stessa importanza. Questa perlomeno è l'interpretazione che dà questo Rashi che vi ho già citato, che secondo me è molto intelligente su questo punto, che commenta:
Quando il santo sia benedetto, giudica i suoi santi, si santifica in tutte le creature. Quando il santo sia benedetto, Dio giudica i suoi santi, si santifica in tutte le creature. Detto altrimenti, Dio dimostra la sua santità proprio essendo particolarmente esigente con i suoi santi. E Rashi cita a proposito due altri passi della scrittura. Il primo è il Salmo 68:36, che dice: terribile è Dio con i suoi santi, terribile è Dio con i suoi santi. E l'altro passo è Levitico 10:3, dove Dio dice: in quanti mi sono vicini io mi santifico in quanto mi sono, soprattutto in quelli che mi sono vicini. Cioè, io sono esigente, io dimostro la mia santità soprattutto in quelli che mi sono vicini. E Levitico 10:3 è detto a proposito della morte dei due figli di Aronne, Nadav e Abihu. Quindi la santità di Dio, la sua separazione dal peccato, è soprattutto manifesta nei confronti di chi gli è più vicino. Però adesso concludo con una nota più positiva: non soltanto il peccato e la maledizione, non entrare nella terra, ma anche la benedizione. E questo aspetto della benedizione per l'Israele che entra nella terra è soprattutto attestata nel ciclo di Balaam dei numeri. Balaam è l'indovino straniero chiamato a maledire il popolo di Israele, che invece non lo maledice ma lo benedice. Dal punto di vista narrativo direi che è la storia più bella del libro dei numeri, quella di Balaam, il ciclo di Balaam. Anche in questo caso ci sono forse due fonti intrecciate insieme. C'è un Balaam più simpatico, che dice solo quello che Dio gli ispira, che sa che può dire soltanto quello che Dio gli ispira, e c'è un Balaam più antipatico, che vorrebbe maledire ma cui Dio impedisce di farlo. C'è un Balaam docile, che rifiuta i soldi del re di Moab, e c'è un Balaam testone, più ostinato della sua asina. In ogni caso, Balaam parla molto e benedice sempre Israele. La benedizione di Balaam, gli oracoli dell'uomo dall'occhio penetrante, sono certamente antichi, sono presacerdotali, sono yavisti, secondo la mia definizione. Noi oggi possediamo anche un'attestazione extrabiblica di questa antichità. Un oracolo di Balaam, figlio di Beor, è stato scoperto perfino in un'iscrizione a Deir Allah in Giordania, che viene datata all'VIII secolo. Quindi non necessariamente al tempo del deserto, ma comunque all'VIII secolo, cioè all'inizio della monarchia israelitica, si possono situare questi oracoli di Balaam, che tra l'altro fanno riferimento anche ai primi tempi della monarchia, al sorgere di un astro in Israele, che noi interpretiamo in senso messianico. Adesso non leggiamo questi oracoli, ormai siamo verso la fine del tempo accordato. Questi oracoli sono oltretutto esegeticamente molto difficili. Voglio solo osservare una cosa che di solito non è abbastanza sottolineata, e cioè che la benedizione di Balaam è per Israele, ma non solo per Israele. Infatti in Numeri 24:9 si legge, cioè Balaam dice: chi ti benedice sia benedetto, chi ti maledice sia maledetto. Chi ti benedice sia benedetto. Quindi la benedizione
non è solo per Israele, ma anche per quelli che benedicono Israele, che non sono Israele, ma che benedicono Israele. E questa è più né più né meno che una replica della benedizione abramica in Genesi 12:3. Genesi 12:3, Dio dice ad Abramo: benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno, perché in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. In Abramo e quindi in Israele, nell'Israele di Dio, sono benedetti tutti gli uomini. Questo è così vero che alcuni biblisti formulano un'ipotesi che per me è molto suggestiva e considerano queste due benedizioni di Abramo e di Balaam come inclusive, come l'inizio e la conclusione del tetrateuco, cioè dei quattro libri di Genesi, Esodo, Levitico e Numeri, prima che vi fosse aggiunto anche il Deuteronomio. Anche ieri si parlava di archi narrativi. Un arco narrativo del Pentateuco, del Tetrateuco meglio, sarebbe da Genesi fino a Numeri, dalla benedizione di Abramo alla benedizione di Balaam. Però se questo è vero, il povero Balaam, questo profeta straniero, notate che è un profeta straniero benedire Israele, dovrebbe essere il primo beneficiario della sua benedizione, perché chi ti benedice sarà benedetto. Invece l'autore sacerdotale è molto cattivo con Balaam, bisogna riconoscere. Lo accusa di aver incitato Israele all'idolatria, Numeri 31:16, e per questo sarebbe stato ucciso di spada dagli stessi israeliti, Numeri 31:8. Se andate a verificare, Numeri 31:8-16, si parla di questa fine ingrata del profeta Balaam che ha benedetto Israele. In altre parole, l'autore sacerdotale minimizza la portata universalistica della benedizione di Balaam. Minimizza, ridimensiona l'universalismo della fonte yavista. I sacerdoti sono molto più preoccupati della santità di Israele che non della salvezza delle genti. E infatti c'è una benedizione sacerdotale nel libro dei Numeri, famosissima, importantissima, la perla di maggior valore della teologia sacerdotale dei Numeri, che è la benedizione di Numeri 6:24-26: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore illumini il suo volto su di te e ti faccia grazia, il Signore alzi il suo volto su di te e ti dia pace. Ma questa benedizione, se stiamo attenti, può essere recitata soltanto dai Coanim, dai sacerdoti, ed è rivolta solamente ai figli di Israele. La benedizione di Abramo e di Balaam, secondo me, allarga la prospettiva e la rende possibile anche per noi la benedizione sacerdotale.